Benvenuti nel salotto letterario del Papavero per quest'ultimo incontro con gli Sport Days. Oggi siamo nella piscina comunale di Mercogliano e con noi c'è Armando Rossi, membro del comitato scientifico della collana editoriale Diritto e Diritti e autore del libro Superbonus 110%, un'opportunità per il recupero edilizio e per il rilancio dell'economia post-Covid-19 attraverso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Va di spiegarci in parole semplici, in modo da arrivare a tutti, che cos'è il superbonus 110%? Sì, il superbonus 110%, anche se non si parla nella normativa di superbonus, è diciamo, un termine poi che è stato utilizzato successivamente, non è altro che una misura fiscale che è stata introdotta dal governo, come viene detto stesso nel testo, per cercare di sollevare un po' l'economia nella fase post-Covid, quindi di rilanciare l'economia, e questo attraverso l'efficientamento del nostro patrimonio edilizio, quindi miglioramento delle classi energetiche, attraverso anche una sostenibilità ambientale e quindi sempre volta alle energie rinnovabili. A chi si rivolge il libro? Qual è il target prioritario? Dunque, il target, io direi per il contribuente, quindi per il cittadino, perché è una guida a quelli che sono gli adempimenti proprio del contribuente fiscali. È rivolto anche agli imprenditori, perché c'è indicata tutta la normativa e anche i successivi interventi, qualche intervento dell'Agenzia delle Entrate, e quindi molto utile anche per gli imprenditori, ma anche per i tecnici, perché indica anche la documentazione tecnica necessaria per avvicinarsi a questa misura, per chiedere questa misura, oltre che agli amministratori di condominio, perché ci sono delle indicazioni per come arrivare alla delibera condominiale. Su internet ci sono numerosi siti che offrono informazioni e anche consigli al riguardo. Perché consiglierebbe di leggere invece questo libro e quindi informarsi attraverso un libro? Questa è una bella domanda. La prima cosa che mi viene così subito è che, questa è una cosa personale, acquistare un libro, sentire diciamo, l'odore della stampa e maneggiare, quindi utilizzare in modo anche sensoriale. Un testo per me non ha, diciamo, sicuramente non è la stessa cosa che consultare un ebook oppure andare su internet e andarsi a leggere delle notizie che spesso purtroppo sono frammentarie, non complete e gettate a volte lì e magari che fanno attrarre in inganno quelli che sono ovviamente chi naviga su internet. Invece un libro segue un percorso, c'è una responsabilità, firma il testo e viene fatto generalmente da un tecnico del settore, quantomeno da chi ha approfondito la normativa. Sicuramente si trovano tante cose su internet, però credo che avere un testo che raccoglie un po' quelle che sono le principali vie da seguire per avvicinarsi a questa misura e per chiedere questa misura sia preferibile. Quello del superbonus è un argomento che soprattutto nell'ultimo periodo sta facendo tanto parlare, si parla anche di blocco del superbonus. Le va di raccontarci quali sono stati i risvolti che hanno seguito poi la pubblicazione? Sì, purtroppo bisogna registrare un blocco dell'accesso a questa misura che ha varie cause. La prima sicuramente è dovuta alle frodi che ci sono state già diciamo, scoperte nello scorso ottobre, anche se devo precisare che queste frodi non riguardano il superbonus, ma solo in parte, cioè il 3% delle frodi accertate riguarda il super bonus, il resto riguarda tutti gli altri bonus, perché il super bonus rispetto agli altri prevedeva già l'obbligo di asseverazione, quindi c'era un controllo maggiore. Quindi questo è stato il primo problema che poi ha ingenerato una massiccia campagna mediatica a demonizzare questa misura, purtroppo anche da parte del governo. Secondo motivo è stato la legislazione che è venuta a mutarsi purtroppo in modo retroattivo e complicando ulteriormente la possibilità di cedere il credito.
perché è una misura fiscale ed è incentrata proprio sulla possibilità di cedere il credito, cosa che non è stato più possibile fare per i vari paletti posti successivamente dal legislatore, che ha ridotto prima le cessioni purtroppo soltanto a una, poi è ritornata nuovamente a prevedere le 3 cessioni, oggi addirittura di nuovo 4 cessioni. Quindi ha ingenerato ovviamente una grande incertezza negli operatori. Tutto questo ovviamente ha bloccato la misura. Potrebbe approfondire un momento questo aspetto in modo da far capire anche chi ci sta seguendo e chi non ha competenze magari tecniche in quest'ambito? Questa è una misura basata sulla cessione del credito, cosa che non è stata più possibile fare come si faceva in un primo momento, in modo molto più semplice e senza limitazioni. Ci sono state varie limitazioni che si sono succedute nel tempo e che hanno portato ovviamente a chi aveva già acquistato crediti, parlo di banche e intermediari finanziari, a trovarsi nell'impossibilità di poter ricedere a loro volta. Quindi avendo esaurito la propria capacità di poter ammortizzare negli anni successivi i crediti già acquistati, ovviamente non avevano la possibilità di acquistarne altri. Quindi si sono trovati imprenditori, imprese, general contractor che avevano già iniziato i lavori ma non hanno avuto più la possibilità di poter cedere questi crediti. Quindi questo già sta portando al blocco dei cantieri. Si parla, per uno studio fatto dal CNA, addirittura di 33.000 imprese che potrebbero saltare, 150.000 posti di lavoro che si potrebbero perdere. E per finire, purtroppo, di questi giorni, da parte dell'Enea, un report che ci ha detto che l'importo, il tetto massimo che era stato previsto dal governo per il bonus 110, che era di 33 miliardi e 300 milioni, purtroppo è stato sforato. Quello che doveva essere una misura che doveva durare fino al 31 dicembre 2023, e quindi il cittadino poteva fino a quella data poter chiedere di utilizzare questo bonus, visto che la legge non prevedeva alcun limite, perché non è stato posto un limite, l'unico limite posto era quello di poterlo chiedere entro il 31 dicembre 2023. Questo significa che ad oggi, quindi a un anno e mezzo prima della scadenza naturale prevista dalla legge, abbiamo che le domande approvate sono addirittura superiori agli importi che lo Stato ha messo da parte, ben di 400 milioni, quindi non sapremo cosa faranno, cosa accadrà di queste domande già approvate che non hanno la copertura, ma soprattutto di tutte le domande che già sono state messe in moto e che attendono l'approvazione, che sono migliaia, e quindi di questo purtroppo lo scopriremo soltanto nei giorni a seguire. Ringraziamo Armando Rossi per averci raggiunto al Salotto Letterario del Papavero e vi invitiamo a leggere il suo libro sul superbonus 110% e vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie a voi, grazie a Edizioni Il Papavero, e spero ancora di continuare con altre collaborazioni continue, magari anche un aggiornamento di questo testo, e quindi spero quanto prima possa pubblicare qualche altra cosa per i lettori del Papavero.